Ben ritrovati a questo secondo appuntamento della rubrica A2 A2 che ci accompagna in questo mese dopo aver celebrato ieri la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, appunto dal tema La santificazione, un cammino comunitario da fare A2 A2. La vocazione che oggi conosceremo e per la quale in qualche modo pregheremo è la vocazione del prete diocesano, una vocazione che è fondamentale per la vita di ciascuno e per la vita delle nostre comunità cristiane. Conosceremo questa vocazione attraverso l'esperienza personale di Don Claudio Carniel, parroco di Cordignano, Ponte della Muda, Pinidello e Villa di Villa. Scrive Papa Francesco nel messaggio per la giornata di ieri: «Il servizio, espressione concreta del dono di sé, non fu per San Giuseppe solo un alto ideale, ma divenne regola di vita quotidiana. Si adattò, insomma, alle varie circostanze con l'atteggiamento di chi non si perde d'animo se la vita non va come vuole, con la disponibilità di chi vive per servire». Si può dire che sia stato la mano protesa del Padre Celeste verso il suo Figlio in terra. Non può dunque che essere modello per tutte le vocazioni che a questo sono chiamate: essere le mani operose del Padre per i suoi figli e le sue figlie. Se questo vale per tutte le vocazioni, vale di sicuro per la vocazione del prete, chiamato ad essere servo, chiamato ad essere ancora oggi quelle mani operose del Padre per i suoi figli e le sue figlie. Buongiorno a tutti. Don Claudio Carniel, 61 anni, abito a Cordignano dove faccio il mio servizio di prete insieme a un altro giovane, Don Paolo Salatin, servizio di 4 parrocchie. La storia della mia vocazione è cominciata da piccolo ragazzo. Abitavo in Brianza, vicino a Monza, conosciuto dei sacerdoti, in particolare uno giovane, in oratorio, un po' di servizio alla catechesi, soprattutto anche in momenti belli di preghiera insieme ai giovani. C'era una cappellina nell'oratorio del mio paese. E poi anche il fatto di essere andato in seminario a conoscere un po' l'ambiente. Poi la vocazione si è sviluppata anche con la disponibilità a cambiare territorio, possiamo dire così, no? Perché i miei si sono trasferiti da lì qui in diocesi e quindi anch'io mi sono trasferito continuando a mantenere la mia disponibilità al servizio alla Chiesa. Ecco, queste potrebbero essere le note della mia vocazione: servizio alla Chiesa, consacrazione di tutto me stesso e anche accoglienza dei fratelli. Ho avuto la gioia di avere tante persone vicino, e in particolare anche con fratelli anziani, adesso uno più giovane, ma anche persone tra i poveri, ecco, che hanno abitato con me in canonica. Sono state esperienze buone, ecco, di accoglienza. Che ruolo occupo? Sì, adesso faccio il parroco, però queste notte le sento ancora suonare, potremmo dire, perché anche se il ruolo del parroco è già predefinito, in un certo senso, no? Di presidenza, in particolare delle celebrazioni, ma anche della conduzione della parrocchia, però
il fatto di essere non semplicemente un organizzatore, ma uno che anche cerca la comunione e cerca di riconoscere anche i vari doni che ci sono nella comunità, di armonizzarli tra di loro per la comunione, appunto, per la crescita. Ecco, queste mi sembrano le note che possono suonare ancora nella mia vita e nel mio servizio. La canzone preferita, beh, ce ne sono state tante belle che mi hanno accompagnato. Adesso ce n'è una in particolare che mi piace molto, Resto con te. È una canzone di adorazione eucaristica o della croce, dove c'è la contemplazione proprio di Cristo che entra con il suo sacrificio dentro la mia vita, nel profondo, e quindi la possibilità di amarlo, di adorarlo, sentirlo molto vicino. A due perché? Perché l'ha detto Gesù, no? Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono là in mezzo a loro. Quindi la Chiesa ha bisogno di almeno due. C'è la famiglia, che è fatta da due, ma c'è anche la comunità cristiana. A due perché si possono portare i pesi gli uni degli altri e diventa più leggero il peso da portare. Buona giornata a tutti.